Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica Armeria Magno, qui alla Armeria Innocenti di Montemurlo. Allora, oggi vi presento una delle armi più belle che ho, tra l'altro è una new entry perché l'ho acquistata veramente da pochi giorni. Un'arma del genere la cercavo da tantissimo tempo, è un'arma che mi ricorda molto le armi che ho utilizzato tantissimi anni fa da ragazzino in Africa, perché all'epoca se ne trovava qualcuna, ma che poi è veramente rarissimo trovare. Di che cosa si tratta? Si tratta di un Mauser 98 Original che è stato migliorato in alcuni componenti e quindi reso veramente perfetto. Dunque, innanzitutto è nel calibro dei calibri per un Mauser, l'8x57 JS, un calibro che purtroppo a causa della sconfitta nelle due guerre mondiali da parte della Germania e comunque degli eserciti austro-ungarici, eccetera, è stato un po' limitato nella diffusione proprio per motivi militari e che quindi ha visto più guerra che pace, quindi più impiego militare che impiego civile, quindi nel tiro sportivo, ma soprattutto nella caccia. E non vi nascondo che, dato che negli anni d'oro della caccia in Africa non ha potuto prendere parte, perché appunto essendo stato bandito dal commercio, venivano usati ben altri calibri. Quindi quel safari che non si è mai fatto lo farò io nel 2020, quindi lo porterò a caccia e perché proprio avendolo cercato per così tanti anni, non avendolo trovato, mi è capitato adesso che ho in progetto di fare due safari, sicuramente lo farò a settembre del 2020 e lo porterò insieme a me. Allora, veniamo innanzitutto a spiegarvi di che cosa si tratta. Innanzitutto si tratta di un'azione originale Mauser 98, quindi costruita ad Oberndorf, è una delle prime tra l'altro. E quello che appare subito è che stranamente è stata usata pochissimo, sembra praticamente nuova e anche la canna è nuova. Quindi si suppone che quest'arma sia, infatti la sua matricola, pensate, è 73. Il numero 73 ed è una matricola impressa sulla canna, sulla carcassa e addirittura sulla manetta della sicura a tre posizioni. Questo ci farebbe presupporre che Mauser direttamente abbia tenuto tutta questa componentistica nascosta da qualche parte e che poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale qualcuno l'abbia presa, ci abbia fatto una carabina da caccia e che poi per motivi sconosciuti non l'abbia portata a caccia. Ed è stato fatto un lavoro, soprattutto negli ultimi anni, per migliorarla tantissimo. Allora, innanzitutto, come potete vedere, ha una calciatura, è un custom, grado almeno 3, molto sottile, estremamente ergonomica, che è dotata anche di appoggiaguancia, di calciolo, come vedete, ventilato, ma che ha delle caratteristiche di leggerezza spaventosa. Questa è un'arma che non pesa niente, pesa 3,2 kg. Si tiene con una mano ed è spettacolare, un'ergonomia perfetta, ha un'impugnatura e una pistola ben bilanciata, quindi chi ha fatto questo calcio era un maestro nel fare queste cose qua. Addirittura in tempi recenti, parlando sempre del calcio, gli è stato fatto un bedding perfetto e gli sono state cambiate le mire. Si è stata messa una tacca di mira Recknagel con inserimenti in fibra ottica rosse, è stata messa una rampa con mirino in fibra ottica rossa che si può sostituire per adattare quindi a qualsiasi tipo di munizione l'azzeramento. Io l'ho azzerata con una 175 grani commerciale ed è veramente spettacolare come spari. La canna è una canna a specchio che io dico se ha sparato 20 colpi in vita sua è tantissimo, quindi era nuova praticamente.
E quindi, grazie a queste mire metalliche che sono regolabili, d'accordo, in alzo solamente sostituendo il mirino, in derivazione spostando la tacca di mira. Però queste due tipologie, tacca mirino e mirino, arrivano subito alla spalla, grazie all'ergonomia eccezionale dell'arma, arrivano subito a bersaglio. È una cosa incredibile e ha una precisione spaventosa quest'arma. Ha una canna da 60 centimetri che chiaramente era stata creata apposta, perché non è frutto di un taglio di una canna vecchia, quindi di un K98 adattato. No, questa è una canna costruita per quest'azione militare, perché ha ancora l'invaso. Quindi l'azione è la 98 del K98, ma la canna era da caccia, quindi è un'arma nata da caccia, chissà per chi e chissà come ha fatto. Poi un altro lavoro che è stato fatto è stato brunito di nero anche il corpo dell'otturatore, una finezza spettacolare. Poi mantiene tutto ciò che è di originale. Poi l'unica co un'altra cosa eccezionale di quest'arma è lo sneller tedesco, quindi il doppio grilletto. Quindi con lo stecker alla tedesca, quindi con uno dei grilletti che precarica la molla, è il grilletto principale che poi spara. Però la cosa incredibile è che se si vuole sparare semplicemente con lo scatto diretto, quindi con il primo grilletto, il peso di scatto è 950 grammi. Quindi anche quello aumenta considerevolmente le capacità del tiratore di poter fare delle rosate incredibili. Io a mano libera a 66 metri ho messo tre cartucce una accanto all'altra, una cosa incredibile per un'arma che ha tutti questi anni, perché matricola 73, pensate voi. Il calibro, come vi ho detto, è l'8x57 JS, la capacità del serbatoio è 4 colpi. Ripeto che qui non si può inserire il proiettile in canna e poi riempire il serbatoio, perché in questo caso si può rompere la lamina dell'estrattore. Quindi vanno messi 4 colpi nel serbatoio e poi chiuso. Quindi 4 colpi in totale, 3 nel serbatoio e 1 in canna. Che dirvi, è un'arma che speravo nella vita di poter trovare, e che per un colpo di fortuna sono riuscito a trovare anche a un prezzo che certamente non è in linea con quello che è il reale valore storico, ma soprattutto di grande qualità, di chi l'ha assemblata, partendo dal calcio sino alle mire metalliche, il betting, lo sneller tedesco, incredibile. Quindi sono molto soddisfatto e per ringraziare il fato, il destino di avermela fatta trovare, la porterò in Africa e ci caccerò con le mire metalliche. Tra l'altro, gli erano stati fatti fori sulla carcassa per ospitare un cannocchiale, ma me ne guardo bene dal metterlo, perché questa è un'arma che merita di essere utilizzata a caccia, così come è nata, con le mire metalliche. Ci rivedremo presto in Africa con quella che io ho ribattezzato Hell Kaiser. Bene, ci rivediamo allora per il safari con Hell Kaiser. Arrivederci.